Ma il video è durato un po' poco. Ovviamente la larva non sapevo dove doveva andare. Ovviamente io le magie non sono bravo, sì o no? Ho giusto la piromanzia, giusto per avere qualcosa, ma tanto per. E qua ho visto nel video di Sabaku no Maku che ci sta un segreto. Ta. Ma ora dobbiamo parlare, sì. Che cosa abbiamo qui? Sei un nuovo servitore? Vabbè, gli dobbiamo dire di sì. Ma non porti alcun uovo. Vabbè, non importa. Va pure, presente dall'udienza con la nostra nobile signora. Vabbè. Io potrei pure ucciderlo, ma non adesso. Perché non serve. Più in là dovremmo ucciderlo. Qua sta un altro falò. Cioè, sta un falò a 50 metri di distanza. Niente, questa è come la come si chiama? La dea che poi ve lo dico, per chi ha giocato a Dark Souls sa cosa succede all'inizio dove si sta il primo falò. Giù, sai dove si può mettere la fiaschetta? Beh, quella sparisce, che l'ha ucciso il Cavaliere del Sole, non Soler, ma l'altro, quello che abbiamo salvato in un cancelletto. È un po' bastardo quello, poteva aiutare un paio di volte, ma non saprei cos'è questo patto, però Sabaku credo che non abbia accettato il patto. E yatta! No, penso che fosse un muro invisibile pure questo. E niente. Sai cosa voglio fare? Siccome è stato troppo easy, vorrei provare a fare quel boss che sta là. Che poi ho scoperto il ragno. Cioè, non è che ho scoperto, l'ha detto lo Sabaku. Il ragno che abbiamo ucciso, Kelag, è la sorella di quello là. E quel mostro che dobbiamo uccidere è il fratello di queste due sorelle. Perché per colpa di una magia, i genitori l'hanno fatto diventare una specie di mostro. Non ho capito bene. Ecco perché Dark Souls bisogna capirlo. Salve, volevo dire che la storia, ovvero abbiamo fatto delle magie, le sorelle hanno dato a questo mostro, ovvero Scarica Infinita si chiama, un anello per non farlo trasformare, ma per sbaglio è caduto da mano, l'ha perso, non so come cosa è successo, si è trasformato in quel mostro obbrobrio che noi a breve vedremo. Eppure questo non vi spoilerò nulla, guardatelo. E soprattutto quando uccidi quel mostro là, tutta la lava qua attorno sparisce perché quello che alimenta la lava è lui, quindi dobbiamo uccidere lui per poter passare oltre. E niente, cerchiamo di farlo questo boss. E soprattutto dov'è che dovrei andare per fare il boss? Di qua. Dicono che bisogna essere armati abbastanza perché può darti un colpo per farti morire e bisogna ucciderlo in una maniera un po' strana, ovvero devi scappare e metterti fin qua per poter poi tranquillamente ucciderlo a botte di spadate, quindi io ci provo già da mo'. Se muoio, pazienza. E lo so, vediamo il mostro. Dai, andiamo, 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 andiamo. La stamina è finita. Sta un posticino qua. Non saprei di preciso cosa. Ah, la scocciatoia per scappare, boh. Bene, questo è una specie di mostro che definirlo mostro è abbastanza, cioè è a dir poco mostro. Quindi scusate se ho fatto lo screen, ma mi piacciono certe cose. Qua questo dice Sabaku che è il cadavere della sorella. Oh, che culo! Posso. Ho 10 fiaschette, quindi posso tranquillamente. È il cadavere della sorella.
Se lo prendiamo si arrabbierà come una bestia. Oddio. Ok. Dobbiamo stare molto attenti. E scappare come se non ci fosse un domani. Vai, via, 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 via. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi, sono veramente euforico. Facciamo caricare un po' di vita. Aia. Mi ha tolto abbastanza di vita. Dai, bevi un attimo, se no qua può capitare che ci uccida. E non sto con tanta, diciamo, di vita sta messa al massimo, quindi questo colpo, se avevo più vita, forse ne risentivo di meno il danno. E ora bisogna stare qua e aspettare che quella specie di mostro, in effetti, ecco, iata! Anzi, a due mani, così ti faccio pure abbastanza danno. E iata, giravolta con due mani, iata! E la giravolta, oh, oh yeah! E in più un'altra botta, non si sa mai. Cioè, è fichissimo, ho fatto due boss! Due boss, ragazzi! In effetti sta la cutscene che questa lava in realtà era lui. Uccidendo lui posso tranquillamente andare da dove voglio io. E in più l'armatura che abbiamo preso è resistente al fuoco. Vabbè, ok. Che dirvi? Io vado di nuovo da... Non so come si chiama, certi l'hanno... rinominata quella, non quella, quellan, non so perché, però come posso dire, siamo, è la sorella di quel ragno. Ora dobbiamo andare là, riposare davanti a Falò e io mi faccio qualche giretto qua giusto per vedere la nuova zona che ho sbloccato. Non farò boss o altre cose del genere, perché lo farò insieme a voi. E questa settimana è stata abbastanza bella di riposo, perché sto registrando nella settimana di riposo che mi sono preso. Quindi, e niente, non pensavo fosse così bello. Perché Dark Souls all'inizio pensavo che era non una cacata, però non era quel gioco fatto da me, perché io sono più gli FPS. Però questo gioco mi sta attirando, mi sono spaventato, era l'ombra del macigno. Mi sta attirando abbastanza questo gioco. Cioè, cavolo. Aumenta di livello. Allora, aumenta di livello, vabbè. Stamina, stamina, non canto nessuna canzone. Uff, mamma mia, non so cosa fa il patto che accetterei con lei. E soprattutto, ricordate dove stavano i cavalieri di, come si chiama, che non mi viene in mente il nome, nella zona in cui sta una chiesa, in cui prendi la prima anima. Che non l'ho trovata io, la prima anima non l'ho droppata. O se no ora stava Festa Testus più 2 anziché più 1. E niente. Là, siccome nella zona dove stanno i non morti, quindi gli scheletri e roba varie, sono... ho ucciso dei nemici per proteggere, che erano dei suoi... seguaci, però sono stati corrotti, una cosa del genere, non mi ricordo come mi ha detto. E si doveva stringere un patto, non so che patto si stringe con lei e non so che patto si stringe con questa qua. Se lo sapete lasciate un mi piace, condividete e ditelo nei commenti. Ciao e alla prossima, ciao.